Hai mai sentito parlare di break diet? Tecnicamente dici, ok, break diet, rompo la dieta, quindi sostanzialmente cheat, inizio a mangiare, cioè comunque è una cosa che ci piace, no? Il solo fatto di interrompere la dieta ti piace, quindi ti faccio un video. In realtà quella della break diet è una strategia molto interessante che vuole favorire quello che è il processo di dimagrimento. Ma come funziona e soprattutto come viene utilizzata? Lo vedremo meglio in questo video. Ma prima di iniziare, come sempre ragazzi, supportateci, dateci una mano iscrivendovi al canale. Per voi è soltanto un click, una cosa da niente, e proprio per questo ne sottostimate l'importanza. A noi dà una mano veramente importante. Investiamo tantissimo tempo ed energie e soldini anche per questi video. Supportate al meglio il progetto se vi piace quello che portiamo qua sulla piattaforma. Ci ho detto, andiamo al video. Cos'è la break diet? Si tratta di una strategia che prevede durante il deficit, quindi durante il cut, di tornare in normocalorica o addirittura in lieve surplus calorico per un periodo che può essere di una o due settimane. E giustamente la domanda è, Ludo, scusa, ma se io torno in normocalorica ma non ingrasso o anche non interrompo il dimagrimento? In realtà no, è una strategia che favorisce il dimagrimento e lo vedremo tra un attimo. Ma prima di tutto cerchiamo di capire cos'è che succede quando noi affrontiamo un cut. Introduciamo il concetto di termogenesi adattativa, adaptive thermogenesis. Immagina di partire da 3000 calorie, tu stai mangiando 3000 calorie e stai in una situazione di omeostasi, quindi il peso è stabile e quindi bruci anche 3000 calorie, il corpo si adatta. Nel momento in cui applichiamo un deficit, quindi immagina di scendere a 2700 calorie, allora il nostro metabolismo pian piano si adatterà. Questo perché il nostro corpo fa sempre fronte a quelli che sono i feedback circostanti ed è un grande fan dell'omeostasi, vuole in altre parole permetterci di sopravvivere al meglio all'ambiente circostante, quindi dice, ehi guarda, stanno arrivando solo 2700 calorie, sarà il caso che mi attrezzi per rallentare un po' di processi metabolici e anche di dispersione di energia in modo da far fronte a questo input diminuito. Quindi in sostanza, se io mi metto a 2700 calorie non è che dimagrisco all'infinito, a un certo punto raggiungo un nuovo stallo. Ok, allora che cosa faccio? Vado a scendere di altre 200 calorie, scendo 2005, ecco, nel giro di un tot di tempo il mio metabolismo, il mio output energetico scende e si assesta a 2005 e continuo questo giochetto. E questo è il motivo per cui durante una fase di cut dovremmo scendere in maniera graduale e costante di calorie, non basta applicare un deficit e rimanere là. E torniamo al discorso, ok, ma se io scendo, pensa se a un certo punto torno a 3000 calorie, in questo caso addirittura Ludo sto in surplus perché il mio metabolismo è rimasto in basso, come devo usare questa break diet? Che mi stai dicendo? Il problema principale, il motivo per cui si utilizza la break diet, è che questo gioco è efficace fino a un certo punto. Perché? Perché nel momento in cui scendo inizio a arrivare basso, il mio corpo inizia pian piano a entrare in una situazione d'allarme, cioè dice, aspetta un attimo, stiamo a 2005, stiamo a 2002, stiamo a 2000, stiamo sotto le 2000, oh, io stavo a 3000 calorie, che sta succedendo? E di nuovo immagina il nostro corpo, il nostro organismo come un qualcosa che è stato abituato ad evolversi per anni e anni, è super attrezzato, e non è che dice questo qua deve dimagrire per andare al mare, ma il primo pensiero che ha, ovviamente figurativamente, è c'è una situazione di carestia, devo sopravvivere alla carestia. E quando scendiamo tanto, si avviano dei processi di inibizione metabolica così importanti che si parla di vera e propria depressione metabolica. Poi la sensazione in cui siamo molto stanchi, molto letargici, allo stesso tempo il corpo entra in un sistema di allarme perché dobbiamo far fronte a qualsiasi evenienza, quindi avremo una forte attivazione simpatica, ci porta ad avere difficoltà anche a dormire, a stare sempre un po' allerta. Questa spinta del sistema simpatico ci porta poi in quella che è un adrenal fatigue, perché se è costante e prolungata nel tempo, a un certo punto il sistema va in overdrive, quindi non riusciamo ad andare bene a picco. Insomma, i classici sintomi di un deficit energetico protratto per tanto tempo. E il classico motivo per cui tante persone dicono io sto mangiando poco però non riesco a scendere, non ho neanche tanto margine per scendere perché magari sto facendo tanto cardio, sto cercando di muovere facendo tanto NEAT, tanti passi, e sto mangiando anche poche calorie. Peraltro in un'ottica di bodybuilding ho anche un muscolo che è vuoto e inizia a diventare anche poco sensibile ad eventuali ricariche, la cosiddetta insulino resistenza paradossa, su cui magari faremo un altro video, anzi se ti interessa scrivimelo qua sotto. Dunque, questa situazione urge fare qualcosa, non possiamo scendere all'infinito e la break diet è di solito la strategia ideale. Siamo infatti in quei casi in cui, di nuovo, non basta un semplice refeed, una ricarica, neanche di uno, due o tre giorni, nemmeno abbastanza importante, no, serve fare qualcosa di molto più
più drastico. La break diet prevede proprio questo: torno nelle mie 3000 calorie, in quella che è la mia norma calorica teorica, quindi il punto di partenza, e aspetto che il corpo si resetti, aspetto di resettare un po' il discorso in modo da avere poi successivamente di nuovo un margine per scendere. Ma di nuovo non ho risposto alla domanda: ma non è che in questo modo ingrasso o comunque rallento il dimagrimento? Cioè, che succede quando applico questa break diet? In realtà no, il bello della break diet è proprio che quando è fatta in una situazione in cui deve essere fatta, quindi abbiamo spinto veramente veramente tanto, sia una situazione di allarme, cioè abbiamo esagerato, sia una situazione in cui è preventivata, ma che vuol dire che siamo molto molto sensibili alle ricariche, quello che succede in realtà sono solo cose positive. In primis, le calorie in più che mangiamo finiscono nel muscolo, quindi non è che ingrasso, ma viceversa vado a riempire le mie scorte di glicogeno muscolare, perché il tessuto muscolare inizia ad essere gradualmente sempre più sensibile, sempre più affamato, e quindi inizia a riempirsi molto molto bene. Dunque prenderò peso, ma sarà glicogeno muscolare, non sarà grasso, e quindi in realtà il mio aspetto sarà ancora più tirato, perché è come un palloncino che si tende e tenderà la pelle, e quindi avrò un aspetto più esplosivo, più pieno, più anche dry, quindi asciutto, tirato. Seconda battuta, massimizzerò i processi di recupero, perché la spinta dell'insulina, che è un ormone anabolico, darà un forte input al sistema nervoso autonomo di passare in parasimpatico, della serie guarda, stanno arrivando carbo, stanno arrivando calorie, rilassati, non sei più in una situazione di allarme. E quindi gradualmente recupereremo il sonno, recupereremo il recupero, la nostra capacità di recuperare anche a livello muscolare, ci sentiremo meglio. Da considerare che partirà tanta tanta fame, proprio perché il sistema nervoso autonomo si toglierà da una situazione di spinta simpatica, quindi quella spinta di ormoni controinsulari, e quindi tendenzialmente avremo più fame. Amen. Questo è. Allo stesso tempo il metabolismo tenderà a ripartire. Una ricarica anche di 2 giorni, il metabolismo di per sé non riparte. Servono tanti giorni di surplus energetico. Ecco, il break diet serve a questo. Gradualmente il corpo inizierà a permettersi e potersi permettere di spendere più calorie, e quindi riattiverà un sacco di processi metabolici, tra cui anche i processi di recupero muscolare. Quindi sarà come avere un cellulare che sta in una situazione di carenza di batteria, risparmio energetico, riattaccarlo alla presa, tornare al 100% e da là ricominciare a scendere. Chiudiamo dando delle indicazioni, delle cifre che sono logicamente orientative. Quanto mi devo mettere, come mi devo mettere? Generalmente stiamo sui 5 grammi per chilo di peso corporeo di carboidrati, sugli 0,7 grammi per chilo di peso corporeo di grassi e sui 2 grammi per chilo di peso corporeo di proteine, con l'aggiunta, come sempre suggerisco, di aminoacidi essenziali nell'ordine degli 0,3-0,4 grammi per chilo di peso corporeo. Questo per promuovere la spinta alla proteosintesi, perché vogliamo sfruttare a tutti gli effetti quello che è un rebound anabolico nel nostro corpo. Ora, queste cifre sono cifre molto safe, molto basse. Dalla mia esperienza, nella maggior parte dei casi bisogna stare più alti di carboidrati e in alcuni casi anche un filo più bassi di grassi. Quindi possiamo dire di tenere uno 0,5-0,6 grammi per chilo di peso corporeo di grassi e di carboidrati arrivare anche a uno 6-7-8 grammi per chilo di peso corporeo. Ma partiamo sempre da 5 e nel caso aggiustiamo se vediamo che il corpo sta recependo bene. Lo scopo della break diet è quella di arrivare a riempirsi, a sentirsi meglio, per poi ricominciare a scendere. Questo della break diet è anche uno dei motivi per cui io personalmente suggerisco di iniziare le preparazioni, e mi piace iniziare le preparazioni, circa 20-22 settimane dalla prima gara. Questo perché voglio avere tutto il tempo di fare le cose con calma, di scendere con qualità e arrivare in basso e poi prendere la condizione dall'alto, ma di questo casomai parleremo, ma soprattutto di poter inserire dei refeed o delle break diet in modo da mantenere il tessuto muscolare pieno di glicogeno, quindi non andare in carestia esagerata, e quindi avere un atleta che è sempre in grado di riempirsi con facilità. Perché se mi trovo in una situazione di dover tribolare e spingere tanto e ammazzarmi per poter riempire un atleta, sarà un atleta che salirà male sul palco. Questo è sicuro. Questo è tutto per la break diet. Qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere, e noi ci vediamo ragazzi al prossimo video.